dando per scontato che Caltagirone è la Scala, in termini turistici è chiaro che è il monumento più importante, unico al mondo, ma soffermiamoci su Caltagirone e la Scala. Sono quattro solitamente gli appuntamenti canonici, con la Scala illuminata nelle festività di San Giacomo e per Ferragosto, e poi diciamo in senso suo naturale è protagonista. Cosa può e deve fare l'ente comune per, tra virgolette, in termini turistici, sfruttarla meglio, prendendo spunto da questa interessante iniziativa? La deve fare diventare, come sta accadendo da qualche tempo a questa parte, elemento centrale attorno al quale costruire l'offerta complessiva del proprio turismo, della propria capacità di attrazione nei confronti di visitatori, di turisti, di escursionisti, di quanta più gente possibile intende arrivare a Caltagirone e possibilmente permanere qualche giorno a Caltagirone. Ecco perché la lettura che offre questa manifestazione realizzata, organizzata, voluta dalla Soprintendenza di Catania, alla quale il Comune di Caltagirone offre il suo sostegno organizzativo, logistico, è particolarmente interessante, perché non è la luminaria, non è la visita della Scala disadorna di altri elementi, è la lettura, la valorizzazione della stratificazione storica millenaria che la Scala Maria Santissima del Monte rappresenta. Quindi i 10 momenti che saranno quelli che animeranno la giornata di domenica, con 10 palchetti e quindi artisti e quindi folklore e quindi cultura in un mix particolarmente virtuoso, rappresenteranno la lettura dinamica di un elemento che per sua natura è statico, come appunto un monumento, come appunto la Scala. Ecco la originalità della iniziativa, che io mi auguro ovviamente possa diventare un appuntamento fisso ogni anno. Abbiamo trovato la sensibilità della Soprintendenza in questa iniziativa. Sono convinto che adesso la sintesi collaborativa tra l'assessorato regionale al turismo da una parte, quello ai beni culturali dall'altra parte, e il Comune di Caltagirone, che vorrà fare da filo conduttore, da collante di queste istituzioni, daranno alla città un momento che è davvero unico, davvero originale, sul percorso della piena utilizzazione e fruizione di questo monumento. Diciamoci la verità, Caltagirone ha un monumento complessivo che è il suo centro storico, verso il quale non c'è stata da tempo un'attenzione particolare. Noi stiamo invece molto puntando su questo. Ovviamente ci vogliono anche i piani di recupero, ci vogliono opere particolarmente significative, e però intanto lavoriamo con quello che abbiamo. La Scala, l'Istituto di Sant'Agostino, abbiamo appreso proprio in queste ultime ore come il progetto per la rifunzionalizzazione dell'Istituto di Sant'Agostino, che sarà il contenitore del Museo Regionale della Ceramica, è stato consegnato il progetto alla Soprintendenza, quindi si registra un passaggio, ed è un passaggio fondamentale, nevralgico in più rispetto al passato. Sono gli elementi attorno a cui ricostruire la identità della città di Caltagirone. Questo lo facciamo per rispetto del nostro passato e delle nostre tradizioni, ma anche perché il presente ce lo impone ed è l'investimento nel futuro. Altrimenti parlare di turismo, eccetera, diventa soltanto un vaniloquio privo di fatti e di comportamenti concreti. Fra le cose interessanti che ha detto oggi, una battuta, noi siamo quelli diversamente burocrati, come per dire, da quando dirige la Soprintendenza c'è un'aria nuova in termini, diciamo, d'azione. Lo testimonia anche la velocità, tra virgolette, con cui è stato presentato il progetto che riguarda appunto il completamento dell'ex convento Sant'Agostino. Ecco, a questo proposito, quali saranno adesso i prossimi passi?
Innanzitutto domani io ho una riunione con tutto il gruppo di progettazione della rifunzionalizzazione di Sant'Agostino, perché riteniamo che prima di consegnarlo al soggetto che si aggiudicherà la verifica del progetto esecutivo, è bene che noi interni lo riguardiamo con attenzione, facciamo anche delle scelte di natura tecnica laddove c'è un margine di interpretazione. È un progetto esecutivo che è stato consegnato nei tempi e quindi ci consente di poter essere sereni rispetto al cronoprogramma che avevamo immaginato ed individuato. Le prossime tappe saranno infatti quella della consegna dei lavori quando sarà verificato il progetto esecutivo, e quindi ritengo che la soddisfazione della sovrintendenza possa essere assolutamente come dire, consapevole di aver fatto un buon lavoro. Quando lei ripete il mio diversamente burocrati, non voglio naturalmente prendermi solo i meriti così di un caposquadra, è un atteggiamento che riesco ad avere grazie al supporto, all'ausilio di tutti i colleghi, dirigenti e non della sovrintendenza, che con la loro competenza, professionalità e spirito di servizio riescono a colmare, a sopperire le oggettive criticità in termini di carenza di risorse di organico, di risorse anche finanziarie. Il diversamente burocrati significa proprio questo, non fare un alibi di ciò che manca, ma farlo diventare una marcia in più che dà il valore alla squadra. Ne approfitto giusto per sottolineare ulteriormente questa frase che trovo molto interessante, per farne un'altra di termini, diciamo così, di carattere assolutamente generale. Da sempre, l'istituzione sovrintendenza viene visto come una sorta di monarchia, fra virgolette. Ora, fermo restando che ci sono delle regole dalle quali non si può prescindere, che vanno rispettate, ma oggi la qualità o il modo di agire della classe dei professionisti, che sono i primi, no, a interfacciarsi con l'istituzione e che di fatto rappresentano l'utenza, come la giudica e che cosa dovrebbe fare per migliorare, di conseguenza migliorare il rapporto con l'ente sovrintendenza? Ma lei ha centrato un problema che mi sta particolarmente a cuore. L'anno scorso, quando abbiamo promosso questa meravigliosa rassegna Non Solo No, abbiamo chiesto la collaborazione, che ci è stata immediatamente fornita da parte degli ordini professionali, quindi al nostro fianco e presenti ad ogni pomeriggio della rassegna sono stati i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, la Fondazione degli Architetti, dei geologi e degli agronomi, dei geometri e geometri laureati. Ecco, e quindi il dialogo, che è indispensabile, lo scambio di opinioni, di vedute, di soluzioni, ma non solo soluzioni tecniche, proprio soluzioni metodologiche, gestionali. Quest'anno c'è stato il rinnovo del Consiglio dell'Ordine sia degli ingegneri che degli architetti. Io ho avuto il piacere di essere stata la prima istituzione ad avere la loro visita, un segno di riconoscimento alla nostra funzione e anche alla nostra capacità di ascolto delle loro esigenze, che certamente premia un passo che la sovrintendenza deve sempre più accelerare. Cosa dobbiamo fare noi con gli ordini? Dettare le procedure, le metodologie di regole che esistono, quindi interpretarle innanzitutto in modo univoco, perché la cosa peggiore che può capitare in un ufficio oppure tra un ufficio e l'utente è avere discordia nell'interpretare le leggi, le norme e le circolari. Quindi anche dei seminari noi siamo assolutamente pronti ad esitare con la collaborazione degli ordini, proprio perché si rifletta anche sulle conseguenze che certe norme, certe circolari applicate in modo ortodosso naturalmente producono.
In ultimo, vorrei dire che la nostra sollecitazione costante agli ordini è quella di non avere, come dire, pregiudizio in partenza nel produrre progetti di qualità, innovativi, perché noi non siamo un ufficio che vuole mettere a tacere o vuole tagliare le ali a chi desidera volare con delle innovazioni, anzi, ma che siano naturalmente progetti di qualità, non dico di eccellenza, ma sicuramente di qualità, che quindi possano rimodulare, incidere su un tessuto urbano anche storico, ma in modo, come dire, che nella storia rimanga poi il segno di crescita di architettura, di crescita nell'urbanistica e che non sia invece, come magari è capitato negli anni, dopo gli anni 40, soprattutto mi riferisco agli anni 50 e agli anni 60, in qualsiasi centro storico purtroppo, anche attaccato, anche accanto alla sede del municipio, sappiamo che c'è qualcosa che il nostro occhio non vorrebbe vedere.